Buonasera, ben ritrovati con Dilettanti per dire in questo lunedì 4 gli ospiti. Andiamo a presentare i primi due. Sono con noi il presidente delle Verbagna, Luigi Predetti. Buonasera presidente. Buonasera Daniele, buonasera Luca, buonasera a tutti. Insieme a lui Luca Spriano, giornalista della Prealpina. Ciao Luca. Buonasera, grazie. Reduce dalla partita del Francoso, Varese Gozzano. Luca, questo Gozzano che ha compiuto un'altra grande impresa in questo girone di ritorno più playoff davvero straordinari. Beh, il Gozzano ha messo il punto esclamativo su un 2017 stratosferico, lo dicono i numeri, no? Nella stagione regolare durante il girone di ritorno ha inanellato 42 punti in 17 partite e poi ha vinto entrambe le sfide dei playoff. Questo, se non sbaglio, è il primo gol del Gozzano ieri a Varese contro il Varese, gol di Gulin. Dicevo, ha vinto le due sfide playoff a Borgo Sesia, dove nessuno aveva vinto quest'anno, e poi ieri a Varese, il tutto senza Testardi, che è un attaccante che fa la differenza in categoria. E dunque, intanto vediamo il raddoppio di Segato su punizione. E dunque ha messo, come dicevo, il punto esclamativo su un 2017 incredibile. Viene da pensare, se avesse raccolto qualche punto in più nel girone d'andata, questa squadra poteva onestamente volare in Lega Pro, perché insomma l'impressione di solidità, compattezza, cinismo che ha mostrato in questo girone di ritorno è incredibile. E chiudo, una serie così lunga, positiva, con questi numeri non può essere casuale, non si può parlare di fortuna o di cose di questo tipo. Poi ci sono gli episodi nel calcio, ma quando una squadra fa una serie di questo tipo vuol dire che è veramente forte. Luigi, si aspettava un Gozzano così dirompente nel girone di ritorno ai playoff? Assolutamente no. Intanto chapeau per l'impresa, perché questo va. La considerazione di Luca, come sempre, è una considerazione logica ed intelligente, però io direi, se avessero farei una domanda, se avessero fatto più punti all'andata, avrebbero rivoluzionato la squadra? Oh, quello sicuramente, certo. Interrogativo. Certo è che bisogna dare atto che, come no, si criticava, io l'ho visto poco. Comunque ripeto, super complimenti al Gozzano, sì. Anche se noi abbiamo avuto qualche polemica, ma è la polemica che suscita l'interesse nel calcio, perché altrimenti l'appiattimento non da 1x2 ma da x continuo non va assolutamente bene. Non sai da dove parte anche il mio apprezzamento, anche da un altro punto di vista. Anche quando si hanno disponibilità economiche, comprare non è così semplice. No, certo. Soldo non vuol dire comprare bene. Ci sono un sacco di esempi. Varese stesso quest'anno ha cercato di vincere il campionato, a volte anche non azzeccando degli acquisti. A dicembre il Gozzano ha azzeccato tutto, ha acquisito giocatori che hanno fatto la differenza. Io ieri ho visto Guitto, lo avevo visto anche nella gara di regular season contro il Varese, è un giocatore che fa la differenza. Sì, sì, sono d'accordo, il giocatore che ha spostato gli equilibri. In attacco sono stati presi due giocatori comunque che hanno fatto la differenza. Cioè, quindi vuol dire che è stato fatto un mercato chirurgico che ha portato dei risultati. È tutto, certo, molto logico, secondo me. Cioè, questo exploit del Gozzano, se magari può essere considerato sorprendente rispetto a quello che era successo durante il girone d'andata, considerando le scelte che sono state fatte e tutto ciò che ne è venuto di conseguenza, è tutto molto logico, certo, e meritevole. E aggiungiamo anche che hanno perso, comunque hanno, Zerbin. Certo. Che non è sicuramente l'ultimo dei moicani, anzi è una promessa, certo. È già più di una promessa, ha fatto vedere delle cose eccezionali. Può ripartire da questo gruppo per tentare l'assalto alla Lega Pro, o può o deve ripartire da questo gruppo Gozzano in vista della prossima stagione, Luigi e poi Luca? Ma gli equilibri interni io non li conosco, bisogna vedere situazione. È una domanda alla quale io non posso rispondere, non che non voglio rispondere, non posso rispondere, bisogna vedere, ci sono delle società che rivoluzionano ogni anno, delle società che ripartono da un gruppo di giocatori, lo migliorano, e a parte che se facessero il prossimo anno sia l'andata che al ritorno quello che hanno fatto quest'anno, non ce n'è per nessuno. Questo è vero. Luca? Okay. No, io ripartirei da questo gruppo, nel senso che la sensazione che ho avuto io è di una intelaiatura pronta per comandare in Serie D, perché è un mix di qualità, sostanza e personalità. La personalità
che va al di là delle qualità tecniche, un altro elemento, un'altra componente determinante, soprattutto quando bisogna vincere i campionati. Lo dico perché dal mio punto di vista al Varese, che è la squadra che ho seguito maggiormente quest'anno, la personalità è, a mio modo di vedere, mancata, e poi vai a cercare dei riscontri nei numeri, hai perso 6 partite in casa e qualcosa vuol dire. Poi quando c'era l'occasione, poi parliamo proprio di Varese, poi apriamo un'ampissima parentesi dedicata al Verbania, le partite che potevano essere quelle della svolta, no? Mi vengono in mente quelle con la Pro Settimo e Legnano in 5 giorni, quella di Gozzano, anche con un Gozzano che era alla luce della sconfitta con il Borgosesia. Prima di quella partita sembrava che non avesse più nulla da chiedere al suo campionato, invece poi ha vinto 3 partite consecutive, è andato in playoff. Cioè, quando doveva fare il salto di qualità non l'ha mai fatto. Io penso che il Varese abbia sciupato tantissime occasioni quest'anno, ma quelle grosse le abbia sciupate prima delle partite che dici tu, all'inizio del girone di ritorno. Il Varese, per questa strana dinamica del giochino del Ciapanò, che sembrava che nessuno volesse vincere questo campionato, vero, ha avuto delle occasioni casalinghe clamorose. La prima di ritorno con il Cuneo poteva buttarlo, se non mi ricordo male, addirittura a meno 12, invece arrivò a meno 6, comunque al di là dei numeri. Poi ha perso in casa con l'Inveruno, cioè ha avuto col delle Baran, occasioni anche, ha pareggiato in casa con ha avuto delle occasioni soprattutto interne eccellenti per poter allungare, per poter mettere il naso davanti, non le ha sfruttate, mentre invece ha fatto benissimo in trasferta, però non è bastato proprio perché ha lasciato troppi punti e troppe occasioni a Masnada. Adesso quello che si chiedono, poi lo chiederemo a Pedretti per il Verbania, cosa succederà, no? Ieri ci sono state le altre dimissioni del presidente. Insomma, la piazza un po' particolare, Luca, guarda, non tu la vivi. Sì, no, no, questa stagione è stata tormentata. Varese ha vissuto poi nell'ultima fase del ciclo di Serie B annate, mesi altrettanto tormentati, con mille vicissitudini economiche e non. Anche quest'anno ci sono stati grandi problemi con ribaltoni societari, battaglie interne. Ieri sono arrivate queste dimissioni del presidente Baraldi clamorose, perché 2 mesi fa si è insediato e insieme al vicepresidente Taddeo e al direttore generale Basile aveva, insomma, annunciato un programma pluriennale molto ambizioso. Ora sono arrivate queste dimissioni con motivazioni in parte legate ai suoi impegni sportivi e non, in parte ad altre cose, però insomma io penso che ci sia altro sotto, molto onestamente, però non è che poi ascolti, rispetti, prendi atto, però ovvio che non è un bel segnale. Non c'è mai pace a Varese, dovrei impiegare 3 puntate per raccontare tutto quello che è successo quest'anno e penso che annoierei, però indubbiamente è una situazione che deve ancora ridefinirsi. Io vi faccio questa domanda e poi chiudiamo la parentesi Varese, visto che anche lei, Luigi, ha lavorato a un ufficio in provincia di Varese, no? Sì. Vi chiedo questo, lo chiedo anche a te, Luca, cioè, l'ho detto un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa in trasmissione, cioè, come è possibile, io dico, quella voragine a livello economico, no? Nel senso che comunque ci sono dei debiti importanti, e io dico, se tu sei reduce dalla Serie B, dalla Lega Pro, puoi avere dei debiti, ma fare dei debiti in eccellenza con tutti gli spettatori che ci sono stati l'anno scorso, anche gli sponsor che ci sono, fare dei debiti in Serie D è un pochettino più complicato. Cioè, noi vediamo nel calcio società che hanno dei fardelli, perché comunque certo, delle retrocessioni, delle spese, ma una società vergine come quella del Varese da 2 anni a questa parte, fare 300, 400, le cifre che si vociferano sono queste, €1.000 di debiti, veramente o non si sa fare calcio, chi lo ha fatto, perché altrimenti non è proprio così facile da capire, ma assolutamente. Il Varese velocissimamente è ripartito dopo il fallimento dall'eccellenza allestendo uno squadrone, però in fretta e furia. Era obbligato a vincere, ha avuto paura di non vincere e secondo me già in eccellenza, io non ho le carte di bilancio in mano, però già in eccellenza secondo me ha speso troppo ed è andato fuori. E poi questo buco evidentemente si è allargato. Concludo con una riflessione che forse è un po', come posso dire, l'icona della semplicità, però io penso che alla fine, ma anche i tifosi stessi che hanno il diritto e voglia di sognare, però alla fine se amano una società preferiscano dei passettini in avanti, magari piccoli ma concreti, piuttosto che promesse e ambizioni che poi non possono essere mantenute. Per sognare lasciamo che sia il campo
a fare. E poi magari una squadra da metà classifica, magari i giocatori giocano invece benissimo, vinci e ti fanno sognare. Certo. Okay. Una società non deve far sognare, a mio modo di vedere. Una società deve tenere i conti in ordine, deve dare solidità, deve garantire continuità e regalare poche parole, magari parlare soltanto a fatti compiuti. Questa è l'idea che mi faccio, anche perché poi il popolo, i tifosi, dopo un po' non crede più, no? Alle favole. Luigi? Ma io parlo del Varese, ma delle altre società non parlo mai. Del Varese primo perché sono nato a Varese, secondo perché ho un ufficio in provincia di Varese, terzo perché la compagnia del martedì, gli amici sono tutti dal presidente del settore giovanile a tanti tifosi, da compagnia del martedì del mangiare, certo. Mangiare a mezzogiorno, e si parla sempre, quasi sempre del Varese. Faccio qualche osservazione, qualcuno ha detto prima in grande amicizia e da tifoso del Varese, qualcuno ha detto prima, non ricordo se uno o l'altro, che non basta spendere, ed è vero, però se spendi tanto ci riesci. La prova è il Varese l'anno scorso, che ha speso troppo e ha vinto il campionato, perché se non diciamo le cifre, ma quello che hanno pagato Marrazzo, quello che è costato Marrazzo, è una cosa folle. Per vincere però con 8 giornate, quante giornate? 8 giornate d'anticipo vinto. No. Sì, sì, poi 7, 8, 8, 8, una roba del poi genere. È successo, poi è successo questo, Luca, si è dimenticato di dire. Tre allenatori, forse quattro, perché uno avevano all'inizio, prima di Rimella. Melosi, c'era stata la querela su Melosi, confermato, non confermato. Confermato, alla non fine... ha cominciato, però gli allenatori quattro. Melosi, Rimella, Baiano, che forse non era da cambiare, e adesso Bettinelli, che la mia compagnia del martedì disapprova, perché dicono questo, ha sempre parlato male del Varese e sono andati a prenderlo. Questo è. Due società, sì, una contro l'altra. Certo. Una contro l'altra, i giocatori, lo spogliatoio, queste cose le sente. Certo. Non ci sono santi che tengano, lo spogliatoio sente queste cose. Comunque il Varese, che poi tra l'altro è una delle poche che ha la struttura per fare la Lega, certo. Per fare la Lega certo. Pro. Luigi, mi ha dato l'assist, no? Perché ha detto 3-4 allenatori, allora Verbagni ieri è retrocesso. Sì. Faccio subito la domanda da $1 milione, che è questa. Lei era venuto qui a gennaio? Sono venuto qui il 7 di gennaio, 7 di gennaio. Perché avevo annunciato, siccome ci davano per morti prima di Natale, adesso vado al 7 di gennaio, faccio la resurrezione, Lazzaro risorgi. Il 7 di gennaio, e non è un mistero che proprio in quel periodo... Sì. Fosse in grande discussione Gianpiero Erbetta, no? Sì, era sera la prima di ritorno, sì. Sì. Allora, ieri Verbagni è retrocesso, allora le chiedo questo. Che responsabilità si sente sue di questa retrocessione? E iniziamo con questa domanda. Le responsabilità della retrocessione sono tutte mie. Io chiedo scusa allo staff, ai tifosi, alla città, e soprattutto agli sponsor per questa retrocessione. Mi assumo tutte le responsabilità, come mi sono sempre assunto le responsabilità di quello che dico oggi come presidente dimissionario, poi ne parliamo, del Verbagna Calcio. Mi assumo tutte le responsabilità. Ma questa c'è già la notizia. E chiedo scusa a tutti, perché è stata alla fine una grande delusione. Cosa non rifarebbe o cosa cambierebbe negli ultimi mesi, da gennaio ad oggi? Probabilmente cambierei l'allenatore prima. Avevo in animo di cambiarlo dopo la partita di Pinerolo, perché venivamo da 6 partite e 2 punti. Le ultime 5 di andata e la prima di ritorno. Ho avuto l'impressione, pensavo di sbagliarmi, invece non mi sbagliavo, che lo spogliatoio fosse, non dico spaccato uno contro l'altro, perché il gruppo c'è sempre stato, ma demotivati e pressati, che l'allenatore non aveva più in mano la situazione. Ecco questo. Chiedo adesso Luca, poi a lei. C'è la sensazione che forse questo Verbagna
magari a livello di organico non fosse inferiore alle altre squadre che si sono salvate, Luca, visto che tu hai faccio una valutazione, premetto, parlando di una squadra che ho visto dal vivo due volte, nelle due partite con il Varese, di cui non conosco bene le dinamiche e quindi non azzardo giudizi perentori perché sarebbe stupido e presuntuoso da parte mia. Posso solo fornire l'idea che mi sono fatto, seguendo comunque da detto ai lavori. Io penso che il Verbania abbia A, un grosso merito, che è riferito alla parte embrionale ed iniziale della stagione, cioè il fatto di essere riusciti a mettere insieme, in fretta e furia mi sembra, un organico all'altezza per provare la salvezza e con Erbetta in panchina di essere partiti bene, no? Giocando mi sembra anche un buon calcio nella parte iniziale, aver messo in cascina diverso Fieno e quindi aver reso possibile l'obiettivo salvezza, perché mi ricordo in estate il Verbania era per molti spacciato per mille motivi. Poi evidentemente qualcosa, lo dicono i numeri, lo indica la flessione nel rendimento. Il girone di ritorno a Verbania, solo la Pro Settimo ha fatto meno punti del Verbania. So che ci sono state anche partite particolari, con gol presi alla fine, tutto quanto, ma fa parte del calcio poi. Quindi, a mio modo di vedere, molto bene, forse quasi sorprendente in positivo la fase iniziale, poi però c'è stata questa, no, questa lenta flessione che è andata poi a sfociare in questo play out dell'Udinese. Il rammarico più grande qual è, Luigi? Di essere retrocessi. Un'altra analisi che si fa oggi è questa. Qual è il rammarico maggiore della retrocessione? Il mio primo fallimento nel calcio. Me lo assumo tutto. Sono io il colpevole. Lei ha detto dimissionario. Sì, quindi... io sono dimissionario. Completa la domanda. Irrevocabili le dimissioni? Irrevocabili. Lei annuncia oggi che lascia il calcio? No, io ho già annunciato al consiglio direttivo il 22 di dicembre che non potevo fare più svolgere più l'incarico di presidente. Dopodiché si cercava... Siamo andati avanti così, ho svolto le funzioni di presidente da presidente al 100%. Adesso dico una cosa molto, molto, molto dura, spero di spiegarmi bene e spero che chi ascolti comprenda bene. Io ero deciso, Luca, a dare le dimissioni diciamo al 90%, nel senso che se proprio domani non c'è proprio nessuno, dopo aver cercato qualche modo, tiriamo avanti. Faccio un passo indietro, la situazione a rapporti amministrazione comunale Società Verbania era prima di quest'anno o prima dell'anno scorso, di questo genere. L'amministrazione comunale dava 70 o 72 mila euro al Verbania Calcio a titolo di 1 contributo, 2 assunzione da parte della società Verbania Calcio delle manutenzioni, certo, del campo e di tutto. Diciamo che la società di calcio qualche cosa gli rimaneva di queste, sì, di questi 72 mila euro. È successo però che le precedenti amministrazioni non hanno assolto ai compiti della manutenzione, ai compiti per i quali prendevano i soldi. No, amministrazione, società. Non ho capito. Le precedenti società. Le precedenti. Gestione societaria. Gestione societaria. Sì, 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 no, non confondiamo. Quest'anno l'amministrazione ha cambiato, dice facciamo tutto noi, vi facciamo pagare qualcosa per partita, avevano promesso in un altro modo perché il 17 maggio il sindaco mi aveva promesso una cosa, poi ha cambiato… 17 maggio 2016, sì, beh, 17 maggio, non l'altro, no, l'altro ieri, mi ha promesso una cosa, poi non l'ha mantenuta, hanno fatto loro la manutenzione, il campo è perfetto, hanno sistemato gli spogliatoi, hanno fatto le cose che doveva fare le precedenti gestioni calcistiche, spendendo sicuramente
compreso il contributo che poi ci è stato dato di 15.000 euro, compreso il mancato incasso del tanto per partita che dovevamo pagare, all'amministrazione comunale è sicuramente costato meno di quello che era il contributo che prima dava alla società. Certo. Senza nessun obbligo, io e Vittorio Camarosano, che è una persona eccezionale, un direttore sportivo molto, molto, molto bravo, molto valido come su tutti i punti di vista, siamo andati al sindaco appunto per chiedere quel contributo che poi ci è stato dato dopo, presentando tutti i conti, dicendo qui avevamo X debiti, adesso ne è ereditato, adesso ne presentando un bilancio come vanno presentati i bilanci. Chiediamo un contributo. Risposta del sindaco: voi siete degli intortatori. Questo è contro quando c'è stato, Luigi, però questo no. È stato esattamente una decina di giorni dopo che ha avuto l'infortunio Marchionini. Ah, ok. Adesso non ricordo. Sì, quindi verso gennaio. Dicembre-gennaio, sì. Che poi noi abbiamo approfittato, siamo andati precedentemente a trovare Marchionini all'ospedale a Novara, e già che eravamo lì siamo andati a sistemare i conti D'Onofrio del Chiostro con Don Cozzi lì alla prevostura. Io mi sono preso dell'intortatore. Intortatore saranno le persone con la quale il sindaco di Verbania è abituato a trattare. Io non sono un intortatore. Non erano migliorati i rapporti, l'ho visto. Sì, sono migliorati fino a quando non ti offendono. Adesso sono interrotti definitivamente. Ma sì, io ho mandato poi, ho detto adesso arriva la fine dell'anno, la tiriamo fuori. Questo vuol dire ancora di più, no? Rimanere lì, perché io quel momento lì potevo dire pianto lì tutto, vado, perché anche andare a farsi insultare. Oh. Sono lì che mi sono impegnato economicamente anche se mi consente volevo chiedere questo, senza entrare nello specifico, però immagino che qualche sponsor c'è, però che la sua esposizione, cioè quest'anno qualche soldo nel Verbania immagino lo abbia dovuto mettere. Continuo a immaginare. Lo rifarebbe? Sì, perché cambierebbero... Vede, chi parte il prossimo anno ha un vantaggio, non voglio vantarmi. Abbiamo ricostruito un'immagine positiva del Verbania Calcio, mentre quando abbiamo cercato adesso quest'anno qualche sponsor, qualcuno, era anche l'alibi, no, il Verbania no, perché diventa però qualche sponsor c'è. Sì, certo. È proprio per questo che dicevo qualche minuto fa, no, secondo me di ciò che è importante oggi nel calcio, cioè dei piccoli passi, della credibilità, del rispettare le cose, perché comunque insomma il calcio da un po' di anni è anche purtroppo improvvisazione, promesse non mantenute, fumo negli occhi, flop economici ripetuti, e queste sono realtà purtroppo. E quindi io penso che si debba un po' tornare indietro, cioè far le cose per bene, quindi illudere meno ma a dimostrare di esserci, pagare i fornitori, pagare i rimborsi spese in tempo e tutto quanto, quindi fare il passo secondo la gamba. Poi ovvio, per un giornalista seduto qua è facile parlare, magari un presidente che vive quotidianamente quelle che sono le difficoltà di una gestione societaria può spiegarmi che a volte bisogna un attimino aspettare, ci sono delle difficoltà, però io penso che in linea di massima la linea debba essere questa. Insomma, i sogni, come dicevo prima, lasciamoli ai giocatori, ai gol, ai imprevisti, alle vittorie clamorose, e chi ha il coraggio e il pregio, perché comunque chi decide di mettere dei soldi nello sport e nel calcio in buona fede è comunque una persona da apprezzare, perché si ha bisogno di questo, lo faccia cercando veramente di tenere i piedi per terra, dico in generale. Io sono un po' scottato dall'esperienza professionale a Varese, dove, ripeto, sono successe di tutti i colori, però io sono sempre per la semplicità e per la serietà, e poi da lì, da quella base, si possono costruire anche cose. Prima di dirci la partita di ieri, Luigi, però allora mi dice, quindi
la colpa, tra virgolette, del 10%, no? Lei ha detto, al 90% erano dimissioni. Cioè, c'era un 10% per ripensarci. Non so se l'ho detto prima, il 22 di dicembre c'è un consiglio direttivo nel quale, al verbale di questo consiglio direttivo, sono scritte le mie dimissioni. Certo. Però dico, quel 10%, il 90% c'era una dimissione, il 10% è dovuto al mancato rapporto... All'insulto. Io ho sempre rispettato con tutti, in qualunque campo, anche al di là di quello che dovevo, gli impegni, e mi sento dare dell'intortatore. Ma uno può sbagliare, dire... va a quel paese, Daniele Piovera, ma due giorni dopo alzi il telefono e scusami, ho detto una cavolata, ma stiamo scherzando. Ecco, magari aspettava, allora, se adesso il sindaco dice no, vabbè, io non voglio passare per quella che fa andare via Pedretti dal Verbania. No, sarei andato via lo stesso, ho detto il 10% per citare, perché, sì, perché, ma stiamo scherzando, diceva prima Luca, resta comunque che anche la più ragionieristica delle conduzioni societarie non porta al pareggio. Qualche rischio va sempre fatto. Ah beh, c'è un infortunio, ovvio. No, non l'infortunio. Tu pensi che di trovare 10 lire di sponsor ne trovi 5. Sì. La squadra non va bene, non mantengono neanche le promesse, non sono gli incassi, perché per noi credo che rappresentino il 13 o 14% certo, delle spese. Però un conto magari partire dicendo questa stagione mi costa 100, 80, spendo 80, 50, li ho sicuri, gli altri 20 penso di prendere, un altro conto è partire con 10, di avere 100, ne manca 90. Certo. Purtroppo però succede anche questo nel calcio. Se non facciamo nomi, sa però Luca che a Varese c'era un grande raccoglitore di pubblicità che aveva certo, in mano, certo. No? P di nome, G di cognome, no? È vero. Che raccoglieva le pubblicità. Hanno fatto una delle disgrazie del Varese quando hanno fatto fuori quella persona lì. Luigi, facciamo così, un colpo al cuore, le faccio rivedere le immagini della partita di ieri, va? Così un colpo al cuore. Il servizio di Alessio Combi, con la mia voce, ma il servizio di Alessio Combi. È amaro, anzi amarissimo, l'epilogo dei play-out per il Verbania, che perde 2-1 sul campo della Varesina ai tempi supplementari e dopo un solo anno dice addio alla Serie D conquistata con la promozione della scorsa stagione. Un verdetto per certi versi immeritato, per quanto fatto vedere dai biancocerchiati anche nella partita di ieri. In cronaca al 19esimo, la prima occasione dei padroni di casa con un tiro al volo di Mira con la palla che esce di poco. Al 34esimo, azione personale di Draghetti, forse il migliore dei suoi, che conclude con un bel tiro di destro che dà solamente l'illusione del gol. Al 45esimo, prima della chiusura del primo tempo, cross di Panzani per Spadafora, ma l'avvitamento dell'attaccante non produce gli effetti sortiti con la palla che non trova lo specchio della porta. Nel secondo tempo, al terzo, un tiro di Anzano in area blocca a terra Beltrami. Al decimo, angolo di Giglio, schema su appunto angolo, calcia Draghetti, la palla è di poco alta. Al 14esimo il Verbania si porta in vantaggio e spera nella salvezza. Grande azione personale di Draghetti, il migliore in campo, che fa passare la palla per Spadafora, dopo un batti ribatti mette dentro il gol del 1-0. Al 21esimo azione personale dello stesso attaccante biancocerchiato che sfonda ed entra in area di forza, Varesio chiude lo specchio evitando il raddoppio che probabilmente avrebbe chiuso i conti e consegnato la Serie D alla Verbania. Alla mezz'ora, su calcio d'angolo, la Varesina perviene al pareggio. In mischia la conclusione vincente è di Albizzati per l'1-1. Al 42esimo, prima dei supplementari, punizione di Papa respinge in qualche modo Varesio, poi la conclusione di Giglio è fuori per una questione di centimetri. Nei tempi supplementari si registra solamente il gol della Varesina. Al settimo del secondo tempo supplementare, assist di Castagna per Anzano, che in posizione più che sospetta condanna il Verbania, che protesta perché l'assistente aveva alzato la bandierina per fuorigioco, gol comunque convalidato successivamente dal direttore di gara.
Dunque, abbiamo parlato del passato, si è assunto la responsabilità di quello che del verdetto del campo. Luigi ha annunciato le sue dimissioni, però la domanda che tutti si fanno è: cosa succede adesso a Verbania? Cioè, ok, lei è dimissionario, parlava di consiglio direttivo, questo consiglio direttivo porterà avanti la squadra? Penso di sì. Quindi, cioè, da questo punto di vista c'è assoluta sicurezza? Cioè... Assoluta sicurezza non c'è mai. L'assoluta sicurezza non c'è mai. Le certezze sono rappresentate, mi corregga se sbaglio, da un accordo di sponsorizzazione con la Vega, che è il main sponsor, che è confermato anche per era biennale, no? Dovrebbe essere annuale, comunque non penso che la Vega... Ah, ok. Secondo me era biennale, sarà la conferenza stampa? Era stato annunciato biennale, se non... Però l'ha fatto lei, quindi... Sì, ma l'ho fatto con lui, l'ho fatto con sulla parola, con la secondo grande... ricordo in conferenza stampa era stato... Con la qui. Grande stima, spero reciproca, che io ho del signor Vincenzo Cinque, che ringrazio per l'aiuto che ci ha dato. Però dico, i tifosi del Verbania... Grande aiuto. Possono stare tranquilli che... Penso di sì, ma non girateci in giro le cose. A Verbania ci sono quattro squadre. Allora, c'erano quattro squadre. Di cui tre sono retrocesse. E una, perché a Verbania non facciamo le cose a metà. O c'è promozione o retrocessione. Non ci sono vie di mezzo. È chiaro che c'è un movimento intorno a queste squadre. Cosa farà la Synergy? Cosa farà l'Interfarmaci? Ma io voglio sapere questo, no? Allora, incontri ne avete fatti tra tutti? Perché lo so che è andato a cena con la famiglia Petrilli e Vincenzi un mese e mezzo fa, so anche il ristorante dove è andato, però lo so. Farà la pubblicità al ristorante. No, infatti non lo dico, però mi sembra tra Avignone e Arizzano, non mi ricordo se Avignone o Arizzano. Sì. Piancavallo. No, Avignone. Siete andati a cena, sì. Con la Synergy ci sono stati dei contatti con Blaseotto. Cioè, non io, sì, sono però stati altri, comunque, ecco. Sì. La gente, anche qualche riflessione su Facebook, ho visto dei tifosi, anche tifosi storici, dicevano ma cosa deve succedere per far sì che ci sia questa benedetta società unica? Ok, la voluta Suna magari è un discorso a parte, perché è una storia... Sì, no, ma era per dire che combinazione, tre certo, sono retrocesse... Certo, la voluta Suna è giusto che faccia il suo percorso, quest'anno per la prima volta ha giocato in prima categoria e è retrocessa nel finale... Però le altre tre società sono tutte società che ambiscono ad essere società di Verbania, cioè ok, contatti ce ne sono stati, cene ce ne sono state, ma il tifoso a casa dice ma ok, quando arrivano al dolce hanno quagliato qualcosa o vanno solo a mangiare? Vanno solo a mangiare. Perché... No, però dico, cioè, ci sono... Si parte dal... Io però faccio... E quale categoria? Cioè, quale categoria? Ma quale legge... obbliga qualcuno a mettersi con qualcun altro. Nessuno. Se la Synergy o l'Interfarmaci volessero andare avanti per conto loro, liberissimi di farlo. No, ma secondo lei, no? Secondo lei, lo chiedo anche a Luca, il prossimo anno ci sarà ancora il Verbania che farà l'eccellenza, l'Interfarmaci che farà la promozione. Spero di no. E la già Synergy. Rispondo già, spero di no. Pensare una speranza, però qualcosa di veramente concreto c'è o non c'è? Ma sì, ci sono stati questi incontri. Diciamo che posso dire questo con tutta... Non c'è nessun problema. Mentre all'inizio del campionato o in precampionato, per la questione del campo, l'assegnazione del campo a Verbania, i rapporti con l'Interfarmaci e noi, tra l'Interfarmaci e noi erano... Difficili. Freddi, difficili, gelidi. Adesso sono piano piano sì, sono diventati. Abbiamo fatto anche l'amichevole la settimana scorsa. Abbiamo fatto l'amichevole e tutto sono diventati rapporti più civili. Spero anche che diventino rapporti, cioè, famiglia, di amicizia. Poi l'avremo qui ospite prossimamente, la signora Vincenzi Morena. La famiglia Petrilli Vincenzi ha interesse
a entrare nel Verbania in eccellenza? Punto di domanda. So che dovrei chiederlo a lei. Ha detto che verrà fra qualche settimana. Sì, sì. No? Glielo aspetti lì. Sì. Scrivali la domanda, se la ricordi. No, ho capito, però lei è stato... La fa a me. L'ho capito, però se lei ha mediato, ha avuto dei colloqui la scorsa settimana. No, ma bisogna capire l'origine. Si va sempre alla fine. Bisogna capire l'origine. Per quale motivo la famiglia, come la chiama lei, Petrilli Vincenzi, ha deciso di entrare nel mondo del calcio con nome Interfarmaci? Se lo ha fatto perché vuole evidenziare sempre e comunque Interfarmaci, va avanti a evidenziare certo. sempre e comunque Interfarmaci. Certo, questo è... certo, ma sono anch'io che propendo per una fusione, ma la fusione diventa difficile per la questione geografica anche di sede del Verbania. Luca, cosa ne... Ma no, adesso intrufolarmi in questioni che conosco poco, io posso dire in linea generale, posso riallacciarmi a un concetto che il presidente Pedretti esternava già una ventina d'anni fa, perché ormai il tempo passa. Quando reggeva la società di Serie D e predicava la necessità di un pool di persone, di imprenditori, di persone economicamente con un minimo di possibilità per creare qualcosa di stabile e continuativo a livello calcistico. Io riprendo lo stesso discorso, io non conosco esattamente le dinamiche locali e quelle del Verbania per quanto riguarda queste numerose società nella stessa città. Dico però che tutte le operazioni che possono dare una mano per creare qualcosa, una realtà calcistica, sportiva, che possa durare nel tempo, che possa essere stabile, che possa dare un'idea, uso ancora questo termine, di solidità, siano benvenute, perché nel calcio, e andiamo un po' a ripetere un altro concetto forse noioso, ma reale, ci siamo abituati anche a realtà che durano poco, che nascono, che rimangono in vita per qualche anno e poi scompaiono. E dare delle certezze ai tifosi, soprattutto in una piazza come Verbania, che ha grande tradizione calcistica. Io non nascondo, non voglio fare la dichiarazione da libro cuore, però rivenendo due domeniche fa a Verbania a vedere la partita, a salire alla tribuna, insomma mi sono venute in mente tante cose, perché un sacco di anni ho trascorso lì, no, da giornalista, lavorando anche per questa televisione. È una piazza che ti rimane comunque, una piazza che ha tradizione. E quindi secondo me tutto ciò che si può fare per ricreare una realtà sportiva con basi solide che possa durare nel tempo, programmare anche qualcosa di ambizioso, perché no? Non è facile però. È perché Luigi, tra le poche forse note positive della stagione c'è quella del pubblico, perché qua... C'è quella del pubblico, numeroso... Purtroppo gli Ultras non è riuscito a coinvolgere. Numeroso, lasciamo perdere il capitolo Ultras. Le cose positive c'è il pubblico, che è numeroso per qualità, per quantità e per qualità, perché ieri faceva il tifo per il Verbania, non erano giovani così che facevano, erano delle persone, anche dei laureati, e facevano il coro Verbania, sono persone inaspettate, il tifoso, perché l'Ultras è un grandissimo tifoso, ma va anche per fare un po' di casino, ci va bene, va bene, non l'Ultras del Verbania, né? Mica poi già non mi possono vedere, perché non ho salvato il 1959, ma non lo salvava neanche Gesù Cristo il 1959, tanto per essere... Ma lì cosa li imputa? Poi andiamo in pubblicità, cioè... perché io poi parlo con un po' di tifosi, no? Anche con alcuni degli Ultras, cioè, cosa si poteva fare per salvare il... Io sono abbastanza della sua idea, cioè era una cosa... Non si può. Io ho salvato una volta il Verbania non sapendo quanti erano i debiti, perché ero più giovane, sono già folle, sono ancora folle adesso, allora ero ancora un pochino più folle. No? Perché dopo io la gestione Ceglie Ponchio, non sapevi quanti erano i debiti. So che ogni domenica arrivava l'ufficiale giudiziario a sequestrare l'incasso, questo sì. E allora paga, alla fine non ho neanche fatto più i conti, siccome sono un intortatore di quanto ho speso, non sapendo quanto avrei speso. Mi ha fatto un primo, un quinto, un terzo,
primo in eccellenza, quinto e terzo in Serie D. Questa, i tempi in cui appunto segnalava questa categoria, segnalavo la necessità del gruppo, di creare un gruppo societario. Perché l'uomo solo al comando va bene per le decisioni, ma poi si stanca l'uomo al comando. Il problema del gruppo è poi poi mettere d'accordo però le teste. Certo. Perché poi perché deve essere un gruppo in cui ci sia un leader riconosciuto. Sì, ma poi il gallone leader. Dopo volevo concludere il discorso. Ma dopo la follia di avere preso quella società, è passato del tempo, poi ho salvato una volta il Verbania con Oliva e così, quando sono scappati tutto, è bene che se lo ricordino, no? chi mi contesta, sempre che ci siano. Non ho preso il 1959, perché? Perché non si sapeva quanti erano i debiti, perché non si sapeva. Quando è arrivata la notizia del 25.000 euro che dovevamo dare avremmo dovuto dare al Verbania 959 per i premi di preparazione, sono arrivate diverse lettere di avvocati che bloccavano il credito, perché la legge dice questo: tu devi dare dei soldi a quello là li deve a me, tu li devi a me, li dai a me, no? Blocco il credito, certo. E sono arrivati lettere di avvocati, poi chissà quanti erano, certo, che non dobbiamo avevano. Dare pubblicità, Luigi. No, ho finito. Mentre quest'anno, sempre follia, ma sapevo alla lira, ho poi cambiato pochissimo, quanti erano i debiti della gestione Donofrio. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con i dilettanti per dire. Contrario della Juve. Dunque, tornando ancora al Verbania, una curiosità mia, Luigi, le differenze tra i due allenatori che ha trovato, insomma, ecco, tra i meriti di Cammarosana, quelli di andare a prendere un allenatore che purtroppo non è riuscito a raggiungere la salvezza, però aveva un curriculum davvero molto, molto importante, qualificato, testimonianza che comunque, un po', come diceva Luca prima, un po' di credibilità il Verbania l'ha saputo acquisire anche a stagione in corso. Sì. Non c'è la controprova, però le ultime 5 partite del girone d'andata abbiamo fatto 2 punti, le ultime 5 partite del girone di ritorno i punti sono stati 4, l'unica cos'è? Abbiamo, dopo le dimissioni abbiamo fatto un accordo transattivo con Erbetta. Venerdì è arrivato al mio collaboratore un messaggio di sollecito. In forma politichese, ma era un messaggio di sollecito di pagamento. L'ha deluso? Molto deluso. Perché mi aspettavo un messaggio di incoraggiamento, no? Comunque sono andate le cose, forza Verbania, cercate di salvarvi. Ieri pomeriggio, al termine della partita con la Varesina, l'allenatore Silvio Paolucci, che ringrazio e saluto, ha stracciato il contratto dicendo: quello che avanzo io non lo voglio più, perché una società così io non l'ho mai trovata, a dire la verità, ha detto un presidente così, non voglio più niente. No, perché... Le uniche differenze che posso dire sono quelle sul campo... Questa qui è una cannonata, Luca. Perché è una cannonata. Così non è. Vabbè, ma io, anche se avanzassi dei soldi dal mio peggior nemico, so che il giorno dopo ha una questione importante di sopravvivenza, non gli mando sicuramente un sollecito di pagamento. Volevo, ma dov'è la signorilità? Luigi, scusi, una cosa volevo dirla questa. Perché tanti dicono, non è stato chiarissimo. Cioè, io? No. Ah. Mi corregga se sbaglio. Gian Piero Erbetta, giustamente, per essere allenatore del Verbania, non è che lo ha fatto gratis, eh? No, certo che non l'ha fatto. No, perché sa, Verbania... E come farebbe sollecitare il pagamento? No, intendo dire che Gian Piero Erbetta, giustamente, avrà pattuito un accordo con la società per le sue mansioni da allenatore, ma cioè, si è dato tanto da fare, ma comunque, insomma... È stato ripagato. Questo volevo dire, non sa, che non è il buon samaritano.
Diciamo che forse la decisione di non cambiarlo dopo la partita col Pinerolo, la prima di ritorno, nella decisione ho tenuto presente il suo lavoro ante campionato. Cioè, no, io dico, ci mancherebbe, ha fatto un lavoro straordinario che tutti gli hanno riconosciuto, però non è che l'abbia fatto, ripeto, da allenatore Verbagna, giustamente, perché poi quello che dico viene sempre soppesato, analizzato, se sorrido, non sorrido. Giustamente ha svolto un ruolo e è stato pagato per il ruolo che ha svolto, quindi non è che abbia fatto per amore del Verbagna, no? Insomma, questo credo che anche i tifosi lo debbano sapere. Ma che uno per il suo lavoro chieda dei soldi è normale, ci mancherebbe. Però c'era anche questo dubbio. Non scandalizziamoci, non mi risulta che ci siano stati degli allenatori che non l'hanno fatto gratis. Può darsi, uno in un piccolo paesello. Era solo per chiarire anche questo aspetto. Per quanto riguarda la notizia che era uscita, che eravamo stati condannati, se si può usare quella parola, a pagare i premi di preparazione al Verbagna 1959, non dobbiamo pagare niente perché la federazione ha cancellato il Verbagna 1959 cancellandone debiti e crediti. Debiti e crediti federali, certo, non ovvio, sicuramente ovvio, quelli, ovvio, quelli ovvio. Esterni se li hanno. No, alla fine, comunque, al di là di queste situazioni che sono anche specifiche, che voi avete probabilmente seguito, insomma, durante queste settimane, rimane, mi sembra di capire, ma l'avevo già fatto l'idea, il rammarico veramente di essere retrocessi, perché per una serie anche di meriti iniziali e non, il Verbagna aveva davvero reso possibile questa salvezza, no? contro, come dicevamo qualche momento fa, i pronostici e le previsioni proprio estive. Cioè, tu parti per un'impresa che sembra disperata, la rendi possibile con i risultati, con i meriti, e poi ti sfugge proprio alla fine, certo. È quello che l'amaro ti... L'amaro è peggiore, certo. A prima diceva, non è il Pescara che retrocede dalla Serie A. Certo. Luca diceva che ha visto due volte il Verbagna, lasciamo stare qua, però Varese chi meritava di vincere? A Varese io ho vinto, lì c'era... La domanda con Alberto, è chiara, sì, precisa, sì. Chi meritava, cioè, di vincere? No, il Verbagna non meritava di perdere, a Varese, per quello che mi... No, io mi ricordo... 10 corner a uno nel secondo ricordo, tempo, 10 corner per, sì, il Verbagna a uno. Mi ricordo, giocò meglio il Verbagna, il Varese trovò un gol nel primo tempo, se non ricordo male, il Verbagna attaccò, creò le occasioni per pareggiare e incassò il 2-0 soltanto nel recupero con un rigore... Fasullo. Quanto meno discutibile, io sono sempre più troppo. Però fu un buon Verbagna. Io il Verbagna nell'andata l'ho visto giocare bene. Ho visto una squadra che giocava a calcio. Sappiamo pregi e difetti di Erbetta, sicuramente un allenatore che fa giocare a calcio, e il Verbagna Varese disputò un'ottima partita. Partita di ritorno, una partita diversa, più accorta tatticamente, in cui il Verbagna, insomma, doveva portare a casa un punticino. A proposito di suicidi, questo non è un suicidio quello del Verbagna, perché Luca ha detto giustamente, partito per lo down tutti per spacciato, poi cammin facendo le speranze salvezza giorno dopo giorno sono aumentate, diventava concreto, si poteva pensare suicidio, che la salvezza il suicidio calcistico lo ha fatto la Juve Domo, che ieri insomma, con questa sconfitta con la Romanese probabilmente deve dire addio al sogno Serie D. Non l'ha persa ieri la Serie D la Juve Domo. Vediamo il servizio, poi le interviste. Pomeriggio da incubo per la Juventus Domo, che perde 3-1 in casa contro la Romanese, riducendo di molto le proprie possibilità di passare in finale. Vediamo le azioni più importanti della gara. Guariniello, protagonista assoluto della partita, scalda i guantoni di Fovan al 9 minuto con un diagonale dalla destra, palla in angolo. Al 21esimo risponde la Juventus Domo. Ado salva un pallone dal fallo laterale, sale sulla destra, salta secco un avversario e si presenta tu per tu con Mazzetti. Il destro del numero 7 si allarga di pochissimo. La prima metà di gara è prevalentemente a favore dei Lombardi e al 26esimo la Romanese la sblocca. Sugli sviluppi di un piazzato, Recagni pesca guardia al centro dell'area. Il 10 la imbuca sul secondo palo e timbra la 14esima rete personale in stagione. Al 35esimo, Guariniello cerca il raddoppio con una bella conclusione da fuori, palla di poco oltre la traversa. Al 37esimo, la Romanese trova il raddoppio. Bulla recupera palla a centrocampo, serve in profondità Guariniello, che si allunga in scivolata e beffa Fovanna sul palo lontano, 2-0.
Nella ripresa parte forte la Juve Domo, con un'occasione nitida al secondo minuto di gioco. Leto Colombo si libera con una virata, serve al centro Ado, ma il numero 7 manca l'appuntamento con il gol. Al 28esimo Guariniello fa sponda di testa per Uguardi, che premia l'inserimento di Vitali. Controllo e mancino a mezz'aria, che si alza sopra la traversa. Al 42esimo, 60 secondi di fuoco per il Granata. Prima il neoentrato Gugolati prova a battere Fovanna con un rasoterra a lato, poi Vitali sbaraglia la retroguardia Granata in velocità, ma viene fermato dal portiere. Nel tempo di recupero accade di tutto. Al 46esimo Galligani subisce fallo in area e manda poi dal dischetto, che sigla il 37esimo gol stagionale contando tutte le competizioni. Al 48esimo la beffa, Recagni spinge sulla sinistra e serve Guariniello per un tap-in infallibile. Termina 3-1 per la Romanese, che si prepara a difendere il doppio vantaggio nel fortino e lascia la Juve Domo sul bordo del precipizio. Dunque, allora, nel calcio ne abbiamo viste tante, ma recuperare un 3-1 casalingo la vedo quantomeno complicata, visto anche lo stato psicologico. Prima delle interviste Luigi si aspettava questo crollo, anche alla luce del fatto che lei ha avuto anche modo di conoscere Brando allenatore e tanti giocatori che da Verbania sono andati a Domo quest'anno? Per me è ancora più stupefacente, proprio perché ho conosciuto le capacità di Brando. Sul campo non giudico, io sono un presidente, non voglio giudicare tecnicamente, tatticamente, non mi interessa. Giudicavo solo la capacità di tenere il gruppo, perché non dimentichiamoci che Brando ha tenuto un gruppo fino alla fine, vincendo le ultime 7 partite consecutive, con dei giocatori che gli ultimi soldi li avevano visti a dicembre. Sì. Vero. Questo vuol dire grandi capacità di tenere il gruppo. È per quello che resto non stupefatto, stupefatto all'ennesima potenza di questa cosa. Insomma, qui poi combinazione capita che l'anno scorso abbiamo rimontato noi come Verbania comprando 12 punti al Borgaro. Quest'anno il Borgaro li ha rimontati alla Juve Domo di Brando. Proprio l'imprevedibilità, no, del calcio. Come fa il calcio così? Sì, poi è stata una stagione strana anche per il contorno, no? Parlavamo prima di pubblico, non c'è mai stato questo feeling tra la piazza e la squadra. Insomma, anche ieri abbiamo visto, è vero che faceva caldo, c'era la seconda squadra di Torino che festeggiava il 35esimo scudetto. È la terza, perché seconda è la primavera del Torino. Ok, festeggiava il 35esimo scudetto. La terza di Torino, non confondiamoci. Festeggiava il 35esimo scudetto. 35esimo? Sì. Non li hanno ancora incarcerati. dicevo, quindi c'era poco pubblico, però sappiamo che non è mai nata la scintilla tra la squadra, la società e la piazza di Domodossola. Sentiamoci le interviste e poi l'ultima domanda per Luca e per il presidente. Mister, un brutto risultato nella doppia sfida, comunque maturato contro una squadra che ha giocato benissimo. La loro? Sì. Ma non sono tanto d'accordo, se questa è una squadra che gioca bene a calcio, abbiamo dei parametri un pochettino diversi. Io questo non lo credo e non l'ho visto. È una squadra che ha dei giocatori importanti, anche con buon curriculum, una squadra che se gli lasci fare le loro cose diventano bravi, hanno sfruttato quelli che sono i loro punti di forza, però insomma che sia una squadra che gioca un buon calcio, su questo insomma dissento un pochettino. Sì, chiaramente non inteso come calcio, come fase di costruzione, quanto più nell'impedire all'avversario di giocare. Queste sicuramente sono le caratteristiche di una squadra che ha preso 15 gol in 30 partite, quindi mi riferivo più a un lato di contenimento piuttosto che di costruzione. Sì, questo è già un altro concetto. Se questo è giocare bene al calcio, allora, ripeto, abbiamo dei parametri diversi. È una squadra che sapevamo che era così, nel senso che è una squadra che davvero ti concede molto poco, una squadra che ha delle difensori forti, tra l'altro anche con della buona didattica, quindi una squadra quadrata, una squadra che ti concede di norma molto poco, anche se insomma penso che oggi abbiamo avuto 2 o 3 situazioni veramente favorevoli nel quali dobbiamo concretizzare un pochettino meglio. Nel secondo tempo all'inizio siete entrati bene in partita, lì sì, avete giocato molto bene i primi 10 minuti, non avete concretizzato quelle 4 occasioni, poi è arrivato il gol nel finale
e poi il 3-1 adesso diventa molto complicato. Sì, siamo scesi in campo al secondo tempo cercando di tirar fuori un po' di orgoglio per cercare di ribaltare il risultato. Abbiamo avuto insomma, un impatto forte sulla gara all'inizio del secondo tempo. Peccato risultato, perché è chiaro che ci penalizza tantissimo nella partita di ritorno, però ci proveremo. Beh, è capace. Dunque, che abbiamo sentito le parole di Lucio Brando. L'ultima domanda che faccio a tutte e due è una scommessa, una previsione. Cominciamo da quella di Luca. Come va a finire la vicenda Varese? L'auspicio è ovvio, banale, che si trovi una stabilità societaria. Non è facile, perché, ripeto, sono insieme due componenti, comunque sia. C'è stato attrito quest'anno, ci sono state conferenze stampa, accuse reciproche. Adesso al timone ci sono il vicepresidente Taddeo e il direttore generale Basile, però all'interno della società permangono l'ex presidente Ciavarrella, l'altro socio fondatore Enzo Rosa. O si trova un equilibrio in quel senso, o si trova un socio forte, insomma. So che ci sono anche dei movimenti in questo senso. Se no, sì, il rischio è quello di andare avanti un attimino a battagliare. Io penso che è difficile azzardare previsioni. Prevedo un'estate calda a Varese. Luigi, mi sono dimenticato una cosa che è importante. O lo farò io o lo farà chi subentra, ci sarà la domanda di ripescaggio. Che stando a quanto, insomma, la federazione adesso del Verbania dice è una società estremamente seria e completamente affidabile. Di conseguenza le speranze di ripescaggio, lo dico per i tifosi, sarebbero notevoli. Sempre che ci siano i posti disponibili. Certo, questo... Però con quei chiar di luna sulle società di calcio, certo. E Moria continua... Quanto rimane lontano dal Verbania lei? Abito a 150 metri. Quando ma non sono può rimanere senza Verbania. Sì, che si può rimanere senza Verbania. Ma un ruolo lo avrà nel nuovo consiglio? Non lo so, no, non credo, no, non è necessario, sono troppo ingombrante. Se vuole fare il pool... Ma e poi... il pool si può costruire, cosa c'entro? Sarà uno del pool? Ma non mi fa la domanda sul Varese, no? Va lei a Varese? No, no. Magari guarda, Luigino potrebbe saperne più del sottoscritto, no, perché lui... Boh, no, ma lui... Compagnia del martedì, c'è uno che dovrebbe sapere le cose, ma... Come va? Lui è amico della... No, se sa qualcosa lui ce lo dica, No, no, ma penso che sa, perché è una realtà difficile, sì, una realtà molto difficile. No, poi ci sono state delle minacce anche fisiche. Però quei due nominativi, gli ultimi, hanno una quota insignificante nella società, mi sembra il 5%. Rosa e Ciavarrella. Sì, sono i due di minoranza, insomma, in questo momento, perché c'è stata una redistribuzione delle quote. Ma però molto minoranza. Io non escludo sviluppi, stiamo a vedere. È una situazione incerta, le turbulenze sono state tante. L'auspicio banale è veramente che si giunga a una quadra, perché una situazione di conflittualità come c'è stata quest'anno, e come accennava prima il presidente, sicuramente non è che aiuti comunque una squadra a lavorare e anche a una persona a investire. Come tifoso rimprovero questa pompa magna della presentazione: facciamo lo stadio nuovo, le dimissioni di Baraldi, onestamente, rapportate al tipo di presentazione e all'annuncio di un progetto ambizioso pluriennale, dopo due mesi ti dimetti, siamo rimasti in tempo. Credibilità poca, diciamo le cose come stanno, lo dico io tanto. Ne prendo tutto l'anno che... Luca, ma sai, se stamattina leggi la Prealpina non è che sono uscite parole tenere, ma d'altro canto è anche doveroso, perché poi chi scrive, chi parla alla televisione deve dar conto al lettore, all'ascoltatore innanzitutto. Le balle non è che si possono La realtà societaria del Varese quest'anno è stata purtroppo una barzelletta. Certo. Io ringrazio Luca, grazie Luca. Grazie a voi. Grazie Luigi Pedretti. Grazie a voi, buonasera ancora a tutti. Adesso pubblicità, poi seconda parte di Tanti per Dire con Antonello Fotti e Lele Barbera. Tra poco.
Di nuovo insieme per la seconda parte di Dilettanti per Dire. Come vi ho anticipato prima, abbiamo con noi Lele Barberi, ex responsabile marketing e pubblicità del Romagna Calcio. Ciao Lele. Ciao Daniele, buonasera a tutti i telespettatori. Insieme a lui Antonello Foti. Ciao Antonello. Buonasera a tutti. Allora, ti faccio subito la domanda cattiva, Antonello, no? Perché prima abbiamo parlato di Serie D eccellenza, un giudizietto sulla Juve Domo. Te lo chiedo, no? Visto quello che è successo anche quest'estate, ti aspettavi che finisse così? Cioè, immagino di no, perché 15 punti di vantaggio erano... Immagino di no, cioè quello che è successo è sicuramente una cosa brutta, il presidente sicuramente, almeno essendo lui molto tifoso, ci sarà rimasto sicuramente molto male. Poi bisognerebbe essere dentro per capire perché dilapidare tutti i punti che hanno dilapidato lui, loro, nel girone di ritorno sono veramente tanti. Sicuramente avevano una rosa all'altezza per vincere e stravincere questo campionato. Non torniamo poi indietro, perché non l'abbiamo mai fatto, no, realmente, su quello che è successo quest'estate, no? Mettiamo magari qualche puntino sulle i di quello che è successo, no? Allora, tu sei stato confermato, lo sappiamo, alla Juve Domo, e poi è successo l'imponderabile, no? Con questo arrivo di Lucio Brando. Cioè, quanto ti ha amareggiato e quanto anche ti ha pregiudicato poi il fatto che tu magari potessi essere su un'altra panchina. Allora, premetto che nel momento in cui io sono andato ad allenare la Juventus Domo l'anno scorso, il presidente mi aveva chiesto di fare un discorso più ampio raggio, io gli avevo detto comunque che avremmo finito l'anno e poi, perché non è che mi dovevo piacere io a loro e basta, ma erano anche loro che avrebbero piacere. Io sono fatto così. A fine anno il presidente mi ha cercato, siamo andati a pranzo un paio di volte, io, lui e Italo Morellini, e voleva, insisteva e tutto per che io rimanessi sulla panchina di Juventus Domo. Poi chiaramente quello che è successo io sinceramente non l'ho capito, perché siamo andati, abbiamo fatto anche delle riunioni tecniche, ma non so cosa è successo sinceramente. Sicuramente sono rimasto male sotto l'aspetto umano, perché voglio dire, io non ho chiesto niente e quindi a fine campionato bastava una stretta di mano, io ero contentissimo, tanto io non devo allenare per vivere, io alleno perché mi devo divertire e per esserci in queste condizioni devo farlo a mente libera, hai capito? Quindi non era obbligatorio che io rimanessi a Domo, lui aveva voluto questo e bastava una tua telefonata per dirmi guarda, purtroppo ho cambiato idea, c'è stato questo, c'è stato qua. Non è un mistero che l'hai saputo dai siti internet, no? Correggimi se sbaglio. Ma sì, insomma, era una cosa che comunque vada, erano già 15 giorni che non sentivo più nessuno e nel frattempo mi era arrivata l'opportunità di prendere un abbonamento in tribuna allo Juventus Stadium e l'ho preso perché tanto ho detto... Lo sfrutterai. Lo sfrutterò e difatti ho visto tutte le partite. Lele, l'hai seguita anche tu questa vicenda, no? Durante l'estate, è stato... Quanto gli ha dato fastidio Antonello, immagino tanto. Confermo quello che ha appena detto Antonello, soprattutto dal lato umano, quello che purtroppo nel nostro calcio dilettantistico non si guarda più. Per il resto... Poi una cosa importante che io ho detto, comunque vada, è che loro hanno fatto un'ottima scelta, perché sicuramente hanno preso l'allenatore più bravo che c'è in categoria dell'eccellenza, attenzione, però non ti sbilanciare, finisci il campionato. Sì, sì, era arrivato questo, mi ricordo, il comunicato stampa l'ha di detto Scesi. Lui, sì, l'ha detto, sì. Però va bene, ma fa niente. No, sulla stampa era uscito l'articolo. Esatto, ma bastava, ci prendiamo una settimana di pausa, ragioniamo tutti, invece sembrava quasi così, ma fa niente. Allora, ti faccio un'altra domanda cattiva, tanto ma so che Antonello sì. Lo sfrutto perché quando viene lui la lingua non se la morsica o non se la taglia come altri che magari rispondono in politichese, e meno male lui non risponde in politichese. Quanto ci sono anche due anime all'interno della società Juve Domo, no? Perché è anche l'impressione che c'è un po' all'esterno è questa, cioè quanto c'è Fabio Scesa da una parte e magari il settore giovanile con altri dirigenti dall'altra, cioè una percezione che abbiamo solo noi o comunque tu l'hai potuta toccare? Io quello che ho percepito in quel mese e mezzo che si sopportano poco tra di loro, ok? Però comunque vada, quelli del settore giovanile, quelli che dici te che tirano fuori meno soldi del signor Scesa, del signor presidente, lo sopportano con i suoi modi di fare perché gli fanno fare bella figura a stare in alto nei campionati. Se io ho captato questo, poi dopo
posso essere smentito, per l'amor di Dio, però io ho captato questo. Bene. Non lo so, io non so cosa dire di quella situazione perché, come diceva Antonello giustamente prima, non essendo dentro mi viene difficile dare un giudizio. Sicuramente a me personalmente, visto che li conosco quasi tutti e so quanto ci tengono, le uniche persone per cui mi dispiace veramente tanto, soprattutto del finale di stagione della Juventus Domo, è per i tifosi, perché io li conosco veramente, so che sono tifosi appassionati, vanno dappertutto, riunioni su riunioni, materiale, per loro mi dispiace veramente tanto. Per gli altri sì, però come diceva Antonello giustamente prima, quando c'hai 12 punti di vantaggio, 15 addirittura. O 15 addirittura, adesso non lo so perché non ho seguito da vicino quel campionato, e in 7-8 giornate mangi tutto quel distacco lì, secondo me staff tecnico, staff dirigenziale, però io dico, alla fine della fiera i giocatori, perché alla fine quelli che vanno in campo, ragazzi, sono i giocatori. Ah, certo, rimane una macchia indelebile nella carriera di tutti, di Brando. A me spiace, io non ho, non ce l'ho con nessuno, per l'amor di Dio, però faccio anche esempi dall'alto. Allegri ha litigato con Bonucci, però la Juve è arrivata in fondo a tutte le competizioni. Certo. A cui partecipava, ecco. Aspetta. Dunque, ho 12 punti di vantaggio, mancano 7 partite alla fine, comincio a portare a casa il campionato, e poi il rapporto che ho con l'allenatore piuttosto è, lo vediamo poi, ma comincio a portare a casa il campionato. Allora, parlavi dell'abbonamento della Juve, quello dell'anno prossimo lo hai confermato o qualche chiamata è già arrivata? Cioè, per esempio, eri stato anche accostato alla panchina dell'Omegna, poi Merio 2 o 3 settimane fa ha confermato Fabrizio Gherardini sulla panchina dell'Omegna. Cioè, qualche chiamata è già arrivata? Io ho avuto qualche chiamata quest'inverno, insomma, diverse chiamate, però ho avuto un problema abbastanza serio mio fisico, ho avuto un infortunio, insomma, che ci ho messo un po' per risolverlo, e quindi a chi mi ha chiesto ho dovuto dire che passavo più tempo andare a Torino all'ospedale che ad allenarmi, e non l'avrei potuto, e quindi diciamo che ci siamo lasciati sempre in buone parole. Adesso? Adesso gli rifaccio la domanda a quel signore di Stresa, che quando mi ha telefonato per dirmi che si era liberato un abbonamento, gli ho detto, e lui mi dice, però ho letto sul giornale che alleni l'anno prossimo, gli ho detto guarda Sergio, gli ho detto prendilo, che tanto la Juve gioca sempre venerdì sera o sabato sera, la domenica sera, quindi tu prendi l'abbonamento. E la stessa cosa ho detto adesso. Ecco, quindi da però qualcosa che bolle in pentola c'è. La faccia di Lele dice tutto, eh? Il mister fondamentalmente, come la categoria, la categoria, dimmi almeno questo. Ma lui non è, secondo me non è una questione di categoria, perché adesso non mi ricordo più se sono passati oramai 5-6 anni, ma arrivava da 9 o 10 anni alla grande, se non alla grandissima, a Stresa. Io allora facevo parte del gruppo della Vallestrona, una domenica sera l'ho chiamato io personalmente. Quella squadra allora era in seconda categoria e lui ha accettato con entusiasmo. Antonello non è uno che guarda la categoria, Antonello è uno che guarda più i suoi collaboratori, l'ambiente, l'entusiasmo, il progetto, tutte queste cose qua. E una cosa, soprattutto la sincerità, che è una cosa che è in via di estinzione in questo mondo. Prima di vederci anche le partite di ieri, parlare di promozioni di prima, faccio un'altra due domande cattive a tutte e due, che è questa. A te Lele, questa, cioè, nel senso che tu 2 o 3 anni fa sei arrivato, e credo che fosse anche un po' un tuo sogno, no? Quello di entrare a far parte della società della tua città, vale a dire, sì, l'anno scorso, dell'Omegna. Poi c'è stata una separazione, chiamiamo così, cioè avete preso due strade diverse. Quanto ti dispiace questo e
quello che c'è stato all'origine di questa situazione. Allora, amico Daniele, tu devi sapere, come devono sapere tutti i telespettatori, che io sono un grandissimo tifoso della Juventus, ma la mia squadra del cuore è l'Omegna Calcio. Per me la ferita della retrocessione della scorsa stagione in eccellenza è ancora una ferita non aperta, apertissima, perché così, perché io prima di essere dirigente è una parola grossa, non mi sento un dirigente, io ho dato una mano in base a quello che posso fare, quello che conosco, e dunque è stata, non dico una tragedia perché le tragedie sono cose più serie, però ripeto, ancora oggi è una ferita apertissima, perché si è proprio buttato via un campionato ma in una maniera, ma per errori proprio a monte, errori. E chi è che erano i responsabili secondo te? È meglio meglio che sto zitto, perché ce ne ho già tanti di nemici, se poi faccio anche qualche nome domani. Prima parlavate di giocatori, allenatori e dirigenti, più direttori, allenatori o giocatori? Ma no, io sono dell'avviso che in tutte le categorie è importante, ma soprattutto in queste categorie. Mi spiace dire questa cosa, perché Robert Pettinaroli è un mio amico, abbiamo giocato insieme nell'Omegna Calcio nella stagione 85-86, nei giovanissimi, però secondo il mio punto di vista non era pronto. La scelta iniziale, tu dici? La scelta iniziale, è stata una scelta troppo azzardata. Però devo dire questa cosa, quando tu hai un allenatore così giovane e inesperto, sono i giocatori più rappresentativi di quella squadra che devono dargli una mano, e questo non è avvenuto. Perché fin quando c'era Robert Pettinaroli, i giocatori più rappresentativi non gli hanno dato assolutamente una mano. Allora, sei stato chiarissimo, non volevi dire niente, ma poi sei stato chiarissimo. Antonello, magari quanto dipende dal tuo carattere, no? Ne abbiamo parlato anche forse 2 o 3 anni fa, quando sei stato qui ospite, il fatto che qualche treno qualche volta è passato e non ci sei salito. Nel bene e nel male, come diceva anche Lede prima. Questo è un mondo, il mondo del calcio è un mondo di persone abbastanza finte, no? Premetto questo. E quindi, sai, quando si trova ad avere a che fare con una persona che ti dice sul ghignone quello che pensa ogni volta, diventa quasi una pecora nera, insomma. Io penso di essere una pecora nera sotto certi aspetti, ma io dico sempre che dire la verità non deve essere un peccato, quello che ho insegnato ai miei figli, insomma, ecco. E io ti dico la sincera verità, quest'anno sono andato, mi hanno chiamato, avevo anche già risolto un po' di miei problemi, no? Sono andato a parlare con una società di promozione che voleva un allenatore e voleva me, no? E io nel momento in cui non mi ricordo, adesso sono passati con tanti mesi, e io gli ho detto: ma voi siete consapevoli che se arriva Antonello Foti arrivano regole, arriva allenamenti, arrivano tante cose che magari adesso non avete, e quanti giocatori di quelli che avete rimangono e non, oppure vi chiedono di andare via? Se voi siete pronti ad accettare questa situazione, io vengo a allenare domani. Se non siete pronti, secondo me è meglio che ne chiamate un altro. Sono stato corretto? E alla fine ne ha chiamato un altro. Può darsi, sì. Allora, vi do un break, andiamo a vederci la sconfitta del Pirlo Nero, se preferite la vittoria dell'Accademia, che si conferma un po' la bestia nera della squadra di Tabozzi, aveva già vinto il campionato dando una spallata alle speranze di primo posto 2 mesi e mezzo fa, si è ripetuta ieri nella semifinale playoff. Vediamo com'è. La gara valevole per il primo turno dei playoff termina 3-2 a favore dell'Accademia Borgomanero, che può così continuare la sua lotta.
La cronaca, gara subito in discesa per i padroni di casa che dopo soli 3 minuti si portano in vantaggio con Romano che da posizione ravvicinata tenta la conclusione. De Bortoli respinge ma la palla resta lì e ancora Romano ribadisce in rete. Prova a rispondere l'Accademia al 10° con una punizione dal fondo dalla destra di Valsesia. Barantani blocca a terra. Grande occasione per i gialloblu al 14°. Imbucata di Romano per Mammucci che all'interno dell'area cerca l'incrocio lontano ma De Bortoli con un grande intervento salva i suoi. Al 21°, bella discesa dalla destra di Conchedda che mette in mezzo per Gessa, il quale calcia di prima. Davide Cugliandro gli blocca la strada. Al 27°, sul fronte opposto, incursione centrale di Marco Fernandez che con un tocco di fino libera Romano, il quale viene murato. I ragazzi di Mister Tabozzi sono meglio organizzati in campo, ma al 28°, nella prima vera occasione, i novaresi pareggiano i conti. Cross teso di Valsesia da fuori, batti e ribatti da davanti alla linea, il più lesto è Poletti che in area piccola buca la rete. Risponde il Pedimulera al 32° con un calcio piazzato dalla distanza di Marco Fernandez, palla a giro sopra la barriera che fa la barba all'incrocio. Al 33° l'episodio che potrebbe decidere la gara, Frascoia in difficoltà tenta il retropassaggio ma colpisce troppo forte e la sfera si infila nella porta ossolana. Il Piedimulera tenta di reagire al 35° con un tiro cross dalla sinistra di Marco Fernandez che lambisce il palo lontano. Al 44° Romano guadagna palla e si invola solitario verso la porta, ma tarda la conclusione, la difesa novarese recupera e viene così murato. Nella seconda frazione di gioco, dopo 6 minuti, subito pericolosissima l'Accademia Borgomanero. Tiro da buona posizione di Gessa, grande intervento di Barantani, insacca poi con Conchedda, il quale però si trovava in posizione di offside. Risponde il Pedimulera al 15° con una punizione dal limite di Andrea Fernandez, con la palla che termina a pochi centimetri dagli incroci. Ancora Accademia al 16° con Poletti, che entra in area dalla destra e tenta la conclusione, che termina però a lato. Al 25° l'Accademia Borgomanera si porta sul 3-1. Cross dalla destra di Lorenzo Antonioli, Mammucci finta di saltare sorprendendo così Barantani e la palla ancora una volta si infila in rete. Prima dello scadere, al 46° il Pedimulera accorcia le distanze con Romano che si guadagna un rigore molto dubbio. Dal dischetto lo stesso Romano non sbaglia e realizza il 3-2, ma non c'è più tempo e termina così 3-2 a favore dell'Accademia Borgomanero. Prima dell'inizio della gara da segnalare la consegna da parte del cantante della solidarietà alla società Pedimulera Calcio di una borsa sport che permetterà a un ragazzo del settore giovanile del Pedimulera di continuare a giocare anche nella prossima stagione. Stavi dicendo vuoi dire anche quello che stavi dicendo prima che andasse in servizio? No, non possiamo dirlo. No. Abbiamo visto le immagini, ma Pedimulera nell'ultimo mese e mezzo ha avuto un calo oggettivamente, anche forse prima della sconfitta con l'Arona. Tomola ha detto la partita chiave è stato il pareggio 2-2 a Romentino. Sì. È chiaro che secondo me anche l'addio a Catuogno qualche problema difensivo l'ha creato, perché se Pedimulera era la miglior difesa del campionato di gran lunga, aveva subito 13 o 14 gol in 27 partite, poi dopo l'addio di Catuogno ha preso tanti gol, cioè i numeri non mentono mai, Lele Antonello. Poi certo, ci sono delle scelte che Beniamino ha evidenziato, no? Una scelta societaria e che vanno sempre rispettate, però anche gli uomini fanno la differenza. Catuogno è un giocatore che difensivamente era un perno quasi insostituibile, Antonello. Ma sicuramente, poi mi sembra che stesse facendo molto bene da un paio d'anni a questa parte, quindi però se è una scelta societaria devono saperne sopportare le conseguenze. Penso che se la conseguenza è stata quella di aumentare il bottino delle reti subite, devono fare mea culpa, se non potevano sanare la situazione in maniera diversa. Sì, io... Poi sono cose di spogliatoio e non possiamo renderle pubbliche, no? Però è chiaro che è stata, ripeto, una scelta della società che Tomola ha detto, io la rifarei, cioè in un discorso ha detto è una scelta che magari non ha pagato dal punto di vista dei risultati, però è una scelta che andava fatto per un certo tipo di equilibrio, per certi tipi di rapporti che devono esserci tra società e giocatori. Lele, sulla sconfitta del Pedimulera di ieri, sulla vittoria dell'Accademia. È chiaro che l'Accademia, dopo l'unione col Borgomanero, con la nascita di questa Accademia Borgomanero 1961, secondo me ha dato una nuova spinta un po' a tutti. È vero che erano con diversi infortuni,
però credo che adesso verrà anche chiesto il ripescaggio, adesso sono in finale dei playoff. Quell'unione che è stata ratificata un mese fa ha dato quel quid in più per finire la stagione alla grande. Sì, sì, sicuramente sono d'accordo con te. Per quanto riguarda il PD Molera, secondo il mio modesto punto di vista, non ha fatto un ottimo, ha fatto un grandissimo campionato con i giocatori che aveva a disposizione, perché a me, quanto mi risulta, all'amico Tabozzi è stato chiesto non di vincere il campionato, ma di migliorare la posizione dell'anno precedente. Certo che l'appetito vi è mangiando. Poi, come parlavamo prima, c'è stato questa vicenda Cattuogno, che io non so sinceramente il motivo. Sai, tante volte, secondo me, la linea tra il vincere e il perdere è talmente sottile che probabilmente nella situazione del PD Molera è bastato questo per rompere il puzzle, l'equilibrio, non lo so. In più, scontro, la partita precedente allo scontro diretto, vinci 2-1, rischi di andare ad affrontare la Rona a meno 3, al 94esimo, e forse dopo pochi secondi o qualche minuto finisce la partita, prendi il gol del 2-2 e... tu mi insegni che è stata sicuramente un'ammazzata psicologica. E Accademia, che però stesso sta facendo un campionato, un fine di stagione in decisa crescita, no Antonello? Ma sì, molto probabilmente hanno veramente sprecato tante energie per inseguire il sogno della Coppa Italia, e quindi sono rimasti delusi da come è andata. Poi comunque hanno avuto anche importanti infortuni su giocatori importanti, adesso li ha recuperati. Secondo me l'Accademia alla fine ha fatto un campionato al di sotto delle aspettative, secondo me, come Romentino, come la Castellettese, tante squadre, ecco. Tanto è Castellettese, dove in settimana è stato annunciato il ritorno di Pino Gallo come direttore sportivo e la conferma di Thomas Forzatti in panchina praticamente sicura. Parlavi di delusioni, no? Abbiamo letto della Romentinese, parziale dell'Accademia, che però se vince i playoff insomma, cambiano poi il giudizio, certo. Come diceva prima Lele, gli episodi poi fanno la differenza. Che voto date alla stagione invece di Romagna tutte e due? Antonello e poi Lele? Che voti do alla stagione di Romagna? Cioè, secondo me è 6, cioè si sono salvati. Hanno fatto quello che dovevano fare, però non hanno fatto di più di quello che dovevano fare, secondo me. Lele? Torno al discorso di prima, io sono un grandissimo tifoso dell'Omegna, gli do 7, perché comunque dico questa cosa qua. L'anno dopo la retrocessione è sempre... Allora, visto che sei un grande tifoso dell'Omegna, conosci la piazza, Gherardini è l'allenatore giusto per cominciare un ciclo e perché no... provare a ritornare nel breve, medio termine in eccellenza? Non lo so, perché quest'anno ho seguito talmente poco la squadra che non ti so dire. Dovrei seguirla almeno, non so, per un girone, e allora dopo ti do un giudizio più definitivo. Secco, ecco. Tutte e due. Galeazzi e Stresa, vi piace? È una scelta giusta? Vai, entra. Antonello? Ma penso che sarà, se l'hanno fatto, penso che sia una scelta giusta. Ma visto che tu conosci l'ambiente a Stresa, potrebbe essere una figura. Ma io sinceramente Sergio lo conosco poco, io ho giocato col Valerio, come persona la conosco poco, quindi non posso dirti se può essere una scelta giusta, insomma, però se l'hanno fatto penso che sia giusto. Staremo a vedere, io personalmente non lo conosco, a livello di carriera di calciatore non si discute. Come allenatore vediamo, perché comunque non mi sembra che abbia fatto dei risultati eclatanti. Vediamo in questa piazza importante l'anno prossimo, con delle disponibilità importanti, cosa sarà in grado di fare. Le interviste dopo Pieri Molera Accademia.
Quest'oggi una gara che si era messa nel migliore dei modi, dopo 3 minuti siete passati in vantaggio, poi il pareggio, l'autogol di Frascoia, nella seconda frazione di gioco un altro errore difensivo e alla fine il gol di Romano del 3-2 non è bastato. Sì, la partita l'abbiamo compromessa prima, certamente in un buon momento del Piedimulera abbiamo preso un pareggio, quando poi un giocatore simbolo come Frascoia ti fa un autogol del genere, la partita taglia le gambe ai più giovani e anche agli altri giocatori, perché certi errori in anni che seguo io il calcio io non ho mai visto un autogol del genere. Per il Piedimulera quindi finisce il sogno dei play-off? Certo, il sogno dei play-off finisce, l'obiettivo è stato raggiunto di portare il play-off in casa, dispiace, proveremo ancora il prossimo anno magari a vincere o a riportare i play-off a Piedimulera. Quanto è grande il dispiacere? Il dispiacere è grande per come è stata persa, perché io me l'aspettavo che potevamo anche perderla, perché purtroppo ultimamente abbiamo avuto varie difficoltà con i giocatori infortunati, i giocatori che non hanno più potuto partecipare, già stata avvisata la società che non avrebbero partecipato in queste ultime settimane, non che discuto questo. Però perdere una partita così con un giocatore che ho voluto fortemente io qua a Piedimulera e mi ha fatto un errore del genere, ho ancora mal di stomaco adesso. L'anno prossimo, quindi guardando già avanti, il Piedimulera vorrà tornare di nuovo a fare i play-off? Sicuramente vogliamo, bisogna riuscirci. Noi cercheremo quest'anno di rimettere a posto la squadra, rinforzarci nei punti più deboli che abbiamo e poi mister Tabozzi, è indiscutibile il suo lavoro e vediamo cosa riusciremo a fare. Siamo partiti con l'ansia per il fatto di aver dovuto cambiare formazione, perché l'infortunio di Maffezzoni ha comportato anche una modifica poi nell'equilibrio dei giovani in campo e questo purtroppo poi si è riportato in campo con un atteggiamento iniziale non così pronto e non così attento come sarebbe stato necessario in questa partita, anche visto il vento che creava una certa difficoltà a chi giocava contro vento. Siamo stati bravi a non perdere la testa dopo essere andati sotto così, avere cominciato piano piano a ritrovare equilibrio in campo, aver guadagnato il pareggio è stato fondamentale, poi certo l'errore, il regalo sul secondo gol che ci è stato fatto ci ha agevolato sicuramente il cammino e devo dire però che nel secondo tempo la squadra è stata umile, attenta, ha giocato con l'attenzione che serve in una partita come questa, cercando di colpire di rimessa, non concedendo occasioni particolari all'avversario, che era un avversario con giocatori di valore davanti, che aveva i due risultati, quindi con una condizione che andava gestita bene, la squadra l'ha fatto, sono contento e credo che alla fine il risultato sia legittimo, perché poi quando si sfruttano gli errori, questo è il gioco e quindi quello che contava era che la squadra dimostrasse di stare in campo, di tenere il campo con il giusto atteggiamento, lo abbiamo fatto e quindi in questo sono contento. Domenica prossima continuerà la vostra avventura, presumibilmente dalle notizie che ci arrivano, con il Cavaglià che al momento sta vincendo 4-3 ai supplementari. Sì, avrei preferito l'Oleggio non solo perché giocavamo in casa e quindi avevamo 2 risultati su 3, ma perché è una squadra che gioca un po' come noi e quindi era una partita sicuramente più aperta. Il Cavaglià è una squadra difficile da incontrare, robusta fisicamente, con giocatori dalle caratteristiche importanti, soprattutto in attacco, quindi una squadra difficile su un campo difficile, perché in questa stagione il fondo è brutto e quindi chi ha più esperienza, più fisicità in quelle situazioni spesso è agevolato e quindi insomma, però andiamo con entusiasmo, andiamo a giocarcela a viso aperto, sappiamo di avere come oggi solo 2 risultati, 1 risultato su 2, quindi dobbiamo fare bene, meglio se possibile anche di oggi. Cavaglià Accademia, finale secca, cioè secca, col Cavaglià che ha 2 risultati su 3, chi è favorito? Non conosco il Cavaglià, secondo me a nomi, visto che le conosco un po' di più, l'Accademia c'ha qualcosa in più, anche se deve vincere per forza. Ecco. Cavaglià è sempre quel campaccio? Sì.
Allora diventa difficile. Secondo me se la gioca. Le parole di Oscar Silvestri, insomma, c'era tanta amarezza, no, per questo epilogo, con l'autogol di Frascoia. Si legge, no, negli occhi di quando uno è un po' più tifoso. Di Agenti sono tutti tifosi, però come dicevi anche tu prima, riferendoti a Scesa, c'è qualcuno che è ancora più tifoso, quindi le vive. Immagino che non abbia dormito tutta la notte ripensando a quell'episodio, Antonello. Io quando finita la partita non parlavi mai. Non parlavo mai e andavo via, perché il giorno dopo sei più tranquillo, puoi dire delle cose. Lui adesso ha detto cose pesanti, secondo me. Io le leggo magari sono un po' malizioso, però ha detto cose pesanti, secondo me. E quindi era meglio se non le diceva, magari il giorno dopo ci ragionava su. Poi ripeto, un autorete assurdo, ai bambini si insegna che quando c'è passaggio retro, passaggio al portiere, si fa fuori dallo specchio della porta. Però certe cose, io se fossi stato il giocatore, io se fossi in Frascoia mi sentirei un po' offeso, ecco. Bene? Sì, sì, anch'io, è meglio, dopo la partita è sempre meglio. È sempre meglio per voi, tra virgolette, dati i lavori, no? Però almeno quando uno dice delle cose... fa un po' parlare, è meglio, no? Sì, che, sì, per esempio, sì. Bonacchi, per il quale io ho una venerazione, analizza sempre la partita dal punto di vista tattico, cioè le sue interviste sono sempre molto lineari. Vai. Ha fatto sindaco Bonan, però per tanti anni, è un politico. Lui finita la partita analizza sempre quello, non lo senti mai. No. In 450 interviste, i concetti, abbiamo sbagliato questo, abbiamo sbagliato quell'altro, ma... tra le righe non dice quasi mai niente, no? Invece altri ti diverti, ti diverti a sentirle. La salvezza di quella che poteva essere la tua squadra, ti ha sorpreso? No, non credo. Il Fomarco, l'abbiamo detto sempre che quando... Mia squadra perché? No, dai, ti avevamo chiamato Fomarco, dai. No. Lo dico io. Secondo me ti avevano chiamato, poi posso sbagliarmi. Ma no, non mi ha sorpreso, voglio dire, penso che per la promozione loro erano partiti per fare i playoff, quest'anno. Sì, era nelle mie 5 io l'ho detto. Poi mi sembra che i dirigenti abbiano detto che hanno sbagliato a mandare via l'allenatore dell'anno prima e dovevano mandare via i giocatori che hanno tenuto quest'anno. Vediamo cosa faranno quest'anno, insomma, dai. Media no, hanno 50-50, tu dici. Non lo so. Lele? No, io sono, tornando al discorso di prima di Robert Pettinaroli, che è un mio amico, perché ripeto, è un ragazzo di Omegna, come sono io, abbiamo giocato assieme, sono contento soprattutto per lui, perché, ripeto, quello che gli è successo l'anno scorso, anche lui era, diciamo, demoralizzato. Quest'anno, secondo me, si è preso un'ottima rivincita, però certo, con quella rosa che aveva a disposizione sarebbe stato veramente... Rosa che ha avuto nel finale, bisogna essere... Sì, bravo, ecco, stavo dimenticando questo, sì, perché all'inizio, tra infortuni di qua e squalifiche di là, era veramente in una condizione abbastanza... Invece il mio urino, simbolicamente, sulla salvezza del Brighe, me lo sarei giocato e l'avrei vinto, perché qui... Ecco, ne abbiamo commentato un paio di volte insieme. Il Briga ha fatto un piccolo grande capolavoro, ha girato a 7-8 punti a termine del giro d'andata e si è salvato. Piccolo grande capolavoro quello del Briga. Ecco, qua ti ringrazio vivamente che sei andato a toccare questo argomento, perché ieri sera, quando ho saputo della salvezza del Briga, te lo giuro, non sto dicendo una bugia, ero più contento ieri sera per la salvezza del Briga che per lo scudetto della Juve. Per il mio grandissimo amico Claudio Giovanni, una persona verace, vera come il sottoscritto, soprattutto per lui sono veramente stra felice, anche perché questi qui dopo 11 o 12 partite, se non mi ricordo, hanno girato a 7-8 adesso. No, ma dopo 11 o 12 partite del girone d'andata avevano due punti. 2 punti. Non hanno mai vinto, non ha segnato in casa per 8-9 partite di fila. Sì. E non è che hanno stravolto la rosa, hanno preso Omar Papa e... mi hanno detto qualcosa anche in porta. Difensore dietro. Ah, il difensore, sì, bravissimo. E il difensore centrale dietro, che per me con la categoria c'entra veramente poco, sì. Massara, veramente... Bravo. Io non lo conoscevo, ma veramente un grande giocatore. Ci vediamo il Fomarco, l'1-1 col Ponderano, che va sulla salvezza.
Fomarco Salvo, grazie ad un 1-1 al termine di 120 minuti durissimi ed intensissimi, il Ponderano retrocede per la peggior classifica dettata dalla peggior differenza reti. Dopo 10 minuti il Ponderano, che arriva al play-out senza vittoria all'attivo dal 5 marzo, giorno del 2-1 sulla Rona, parte meglio. Il capitano Antoniotti di testa va vicino all'avversario, dopo poco risponde il Fomarco con la specialità della casa di Margaroli, la base del palo dice di no al quarto gol nelle ultime quattro uscite del bomber con il 9 sulla maglia, ma Margaroli trova la via della rete dopo pochi istanti dagli 11 metri. È il suo 24esimo centro stagionale, 18 nella regular season, 5 in Coppa Italia, rigore guadagnato da un caparbio mariano ingenuo Pasquali. Al 46esimo è ancora Antoniotti il più pericoloso per il Ponderano, ma il tiro finisce alto. Nella ripresa, dopo 3 minuti, riparte avanti il Fomarco, assist di Bogani, colpo di testa lato di Mariano. All'11esimo ancora Bogani protagonista, conclusione a giro fuori di un soffio. Al 14esimo si va da una parte all'altra velocissimi, Aglioli e super con la sua maschera protettiva su Patti. Dopo pochi istanti nemmeno il tempo di respirare e Margaroli ha la palla per la doppietta, ma grazie a Pasquali. Alla metà della ripresa il pari arriva, se lo inventa Patti, sesto timbro stagionale, il quinto con la casacca nera del Ponderano, è 1-1. Al 25esimo il Fomarco non ci sta, ma Trentani trova i guanti di Pasquali, si va allora ai tempi supplementari. All'11esimo Pasquali provvidenziale sul break e il tiro di Mariano. Nel secondo tempo non succede più molto, seppur la tensione rimanga altissima. Il Fomarco così raggiunge il traguardo a braccia alte al termine di una stagione soffertissima. Dopo 3 anni il Ponderano torna in prima categoria. Andiamo dunque subito a sentirci anche le interviste di Fomarco Ponderano. Allora, partiamo dal capitano, non ce ne voglia il mister, perché dobbiamo partire con la mente da 2 settimane fa, quando hai giocato con i guantoni in porta per l'assenza di Aglioli. Hai dato una grande dimostrazione di attaccamento alla causa del Fomarco. Era importante vincere la partita. Sotto in porta ho messo tranquillo il mister a martedì dicendogli: tu non preoccuparti del portiere, ci penso io. Poi è andato anche bene, per l'amor del cielo. È andata, dai, mettiamola così. E riguardo oggi? Molto sofferta, molto intensa, si aspettava una partita del genere, alla fine 125 minuti interminabili. Sì, infatti complimenti anche a loro, perché comunque hanno lottato per 125 minuti. È un po' il titolo della nostra stagione, la partita di oggi, perché abbiamo sofferto fin dall'inizio e questa salvezza dovevamo proprio arrivare fino all'ultimo secondo. Bravi tutti, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo e adesso possiamo staccare completamente la spina, perché il mister tutte le volte diceva: qua dovete attaccare la spina, adesso io glielo dico, la stacco e la butto via. Alla fine però si è risolto tutto nell'ultimo mese, 4 risultati utili di fila e questa gioia pazzesca. Non ti nego che c'è stato un attimo della stagione che pensavo di non fare neanche questi play-out, perché eravamo in grossa difficoltà, però questo gruppo è sempre rimasto unito. Nei momenti di difficoltà siamo sempre stati uniti, abbiamo sempre lottato contro tutto e contro tutti, e penso che il risultato che abbiamo ottenuto oggi ce lo siamo meritati. Ecco, spiegaci un pochino cosa è passato nella tua mente nel recupero del secondo tempo supplementare. Ti conosco da un po', vederti lì veramente ti lasciava in tribuna con il fiato sospeso. Non avevo più niente, non avevo più cuore, non avevo più voce, non avevo più grinta, non avevo più niente. So che mancavano 4-5 minuti alla fine e penso che siano state come 4-5 ore, perché accarezzavamo questo sogno da il 6 di dicembre, da quando sono qui io, e realizzare questo sogno qua devo veramente ringraziare i miei giocatori, perché non hanno mai mollato. Poi un pensiero particolare va alla mia famiglia, perché devo dire che mi ha sopportato e non è facile gestirmi nei momenti particolari. I miei giocatori lo sanno che non sono facile da gestire, e devo dire che mi sono stati sempre vicino, mi hanno aiutato molto, perché ripeto, c'è stato un momento che pensavamo di non farcela.
eravamo demoralizzati, siamo sempre stati uniti, però devo dire che siamo usciti fuori nel migliore dei modi, però un finale così è da infarto, è da stare male. Anche perché c'è stata una ripresa dal 45esimo al 90esimo in cui il suo Fomarco ha sofferto dopo un primo tempo che sembrava invece maggiormente in gestione. Ma noi siamo fatti così, guarda, oggi potevamo fare 4-5 gol tranquillamente, poi 20 minuti soffriamo, non abbiamo tutto sommato, non abbiamo rischiato niente, abbiamo preso gol da 25-30 metri, a loro hanno pescato un jolly, comunque va bene così. L'importante oggi è essere salvi, questo era il nostro obiettivo, devo ringraziare i miei ragazzi, devo ringraziare Gervasone, devo ringraziare Martinetti, devo ringraziare la società, tutti quanti, perché l'importante era raggiungere l'obiettivo e direi che ce l'abbiamo fatta. Dunque, complimenti a Fomarco. Chiudiamo con la prima categoria. Vogogna che ha perso con la Sparta, ci sarà questa finale playoff tra Trecate e Sparta, mentre retrocede la Voluntas che è stata travolta dalla Sammartinese. Forse la grande delusione del campionato di prima categoria è stata un po' la vostra ex squadra, cioè il Valestrona, partita per fare i playoff e per addirittura forse essere la vera anti-Interfarmaci, ammesso in un concesso che ci potesse essere visto il valore delle Interfarmaci, stagione steccata oggettivamente, Lele, poi Antonello. Assolutamente sì, perché con la campagna acquisti sontuosa che hanno fatto, perché basta leggere i nomi che sono stati presi, non so cosa può essere successo, perché anche lì se non sono dentro, che non conosco la situazione, non posso giudicare. Sicuramente stando a nomi... Te ne sei andato più in disaccordo da Lomeglio o dalla Valestrona? E questa è una domanda cattiva. Dalla Valestrona. Da Lomegna, nel senso che per me è stato un arrivederci, non un addio, perché è stata talmente grande la delusione che ho detto, boh, mi prendo almeno un anno sabbatico, cerco di ricucire la ferita e no, dalla Valestrona, che ho lasciato ottimi amici, però lo dico qua, ma senza nessuna vergogna, con una persona non ce la facevo più. Quella persona sa chi è, ma non ce la facevo più, perché ho sopportato un anno, andavo a casa e litigavo con mia moglie, ho detto no, non è possibile che io litigo per una cosa che deve essere un divertimento. Allora ho detto, o mi separo o lascio la Valestrona, dico, è meglio che lascio la Valestrona. Ecco, il futuro prossimo significa per tutte e due il 3 giugno un appuntamento, avete un volo per tutte e due o sbaglio? Io purtroppo non posso andare, avevamo il biglietto, vanno i miei tre soci, di cui uno è lui, gli altri due, che sono l'Andrea Amico e un altro signore, un ragazzo di Stresa, io ho una cresima. Di chi la cresima? Di mio nipote. Che sarà maledetto. Una volta le cresime e le comunioni le facevano a maggio, adesso le fanno... E di domenica poi. No, io sarò là. Sì, sì, io sarò là. Sarete tutte e due poi il 13 martedì alla cena allo Sporting di Feriolo. Quante possibilità, è praticamente certo che Antonello Foti l'anno prossimo ad agosto comincia con una squadra, possiamo dirlo, poi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni daremo anche il nome della squadra, però possiamo dirlo, no, che agosto Antonello Foti oramai ha già raggiunto un accordo con una società. Se lo dici te, siamo certi. Ok, siamo certi, ride le Barberis. Io ringrazio Antonello Foti, grazie Antonello. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Lele, vuoi salutare qualcuno? Perché forse volevi salutare qualcuno. Sì, volevo salutare le due persone più importanti della mia vita. Il mio bambino Gianluca, che gli mando un grande bacione, e quella santa donna che mi ha sposato, la mia Simo. Pensavo dicessi Manzo, che c'è Dybala, io... No. Che quanti dilettanti per dire, non è strano amore, Una delusione. Questa affermazione è una delusione. Anche sì, per me. Grazie Lele Barberis, grazie Lele. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo, come sempre, alle 20.35.